Quando ho assaggiato questa ricetta per la prima volta non potevo credere che nel crudismo si potessero realizzare dei dolci così. Una torta soffice dal sapore di mele e vaniglia con note agrumate che si stenta a credere che sia fatta tutta totalmente a crudo. E la nostra torta di mele crudista. Vediamo insieme come si prepara. Gli ingredienti che ci serviranno sono questi: 180 g di polpa di carote che ho ottenuto dall'estrattore, 120 g di datteri o pasta di datteri, 10 g di mele secche, scorza di limone e di arancia, un cucchiaio di farina di cocco, un cucchiaio di farina di ciufa che potete sostituire con farina di mandorle, una mela che condirò con succo di limone, agave, sale e vaniglia. Per prima cosa vado a tagliare la mela. Metà la taglierò a fettine molto sottili. Mentre l'altra metà la taglio a piccoli cubetti. La vado a mettere da parte. Prendo il mio mixer con la lama d'esse e vado a mettere all'interno la polpa di carote. Se non avete l'estrattore potete utilizzare anche le carote grattugiate e strizzarle per bene in un panno. Aggiungo tutti gli altri ingredienti, quindi i datteri, la farina di cocco, di ciufa, le mele secche, la scorza di limone e arancia. Vado a frullare. Nel frattempo preparo le mele. Queste sono quelle che serviranno per la guarnizione, quindi prendo le fettine di mela e le condisco con succo di limone, del nettare d'agave crudo, un pizzico di sale e della profumatissima vaniglia del Madagascar. Mischio per bene, il sale ci aiuterà perché le aiuterà ad ammorbidirsi insieme al succo di limone. Vado a metterle da parte. Ecco il composto che abbiamo ottenuto per la nostra torta. Lo vado a mettere in una capiente ciotola a cui andrò ad aggiungere i cubetti di mela che ho tenuto da parte. Amalgamo tutto per bene. Prendo un piatto con i lati di una tortiera a cerniera, questa è una porzione circa per 2-3 persone. Metto il composto, lo premo per bene e lo livello. Vado a guarnire poi con le fettine di mela, in questo caso le dispongo a fiore. Mi piace davvero tanto disporre così le fette, è davvero carina. Tolgo i lati a cerniera, livello i lati. Ed è pronta la nostra torta. Vado a metterci al di sopra una colata di nettare d'agave. Se volete potete anche metterla in essiccatore per un'ora o due. In essiccatore gli verrà al di sopra una leggera crosticina, super golosa, poi mangiata tiepida dà il meglio di sé. Un dolce leggero fatto di ingredienti semplici, sani e genuini, come avete potuto vedere. È perfetta sempre, come colazione, come merenda o anche da condividere, perché no? Magari con i vostri ospiti speciali o con la vostra famiglia. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima ricetta con Peace and Row!